Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Su Reddit, in data 1 giugno, l'utente YouDeadSync ha pubblicato un post che presentava due nuovi metodi di gioco per Keyforge. Da una parte potrete trovare Crucible Clash, un tutti contro tutti che farà rivivere ad ogni forgiatore le vicende accadute nelle arene della Repubblica Sauriana, dove solo il combattente più valoroso riuscirà a sopravvivere. E Arcaon Alliance, che proporrà la prima modalità cooperativa a squadre che vedrà sfidarsi i forgiatori in partite 2 contro 2. Prima di iniziare, volevo ringraziare Giuseppe Villa, che ha portato a conoscenza dell'intera community italiana questa nuova frontiera di gioco per Keyforge, e i signori del Keyforge Universe, che mi hanno menzionato in un loro ultimo post, condividendo le informazioni riportate nel video che ha parlato del ritorno di Marte sul crogiolo. Vi lascerò il link in descrizione della loro pagina Instagram. Ed ora scopriamo assieme cosa ci aspetterà con queste due nuove modalità multigiocatore per Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Per ottenere il manuale delle due esperienze di gioco, vi basterà cliccare sul link della pagina Reddit che vi lascerò in descrizione. Una volta sul sito, scrollando verso il basso, troverete le voci di entrambe le modalità, che se selezionate vi reindirizzeranno sul Drive di Google, dove potrete scaricare, cliccando due volte sul file selezionato ed iniziando il download attraverso l'icona dedicata in alto a destra, la guida rapida e il libro delle regole generali per entrambi i formati di gioco. Analizzeremo sia il Crucible Clash che l'Arcaon Alliance in modo rapido, descrivendo le regole generali, come prepararsi per affrontare un match e i vari passi di un turno. Per approfondire, vi basterà leggere il regolamento di gioco, che saprà mostrarvi tutto nei minimi dettagli, così da migliorare ed arricchire la vostra esperienza di gioco. Partiamo quindi con il vedere come affrontare lo scontro nel crogiolo. In Crucible Clash saranno previsti un minimo di 3 fino ad un massimo di 4 giocatori. Per preparare il setup vi basterà sistemarvi come se stesse giocando una partita tradizionale di Keyforge, per poi decidere casualmente, ad esempio lanciando un dado, chi inizierà per primo. Quando il match avrà inizio, per quanto riguarda la regola del primo turno, se sarete in 3, i primi due giocatori potranno giocare una sola carta, come da regolamento classico, mentre il terzo forgiatore potrà svolgere il suo turno normalmente. Se doveste essere in 4 invece, saranno i primi 3 giocatori ad osservare la regola del primo turno, mentre il quarto sarà libero di utilizzare o far scendere in campo tutte le carte della casata scelta che vuole. È da notare bene che tutti i giocatori che osserveranno la regola del primo turno dovranno pescare 7 carte. Seguendo i passi classici di un turno base descritti dal regolamento ufficiale di Keyforge, che vi lascerò in descrizione, in questa modalità ci saranno 4 voci importanti da tenere bene a mente. Partiamo con la prima, la regola del plurale. Essendo una modalità tutti contro tutti, quando avrete giocato una carta che nel testo riporterà la dicitura «il tuo avversario» o «l'avversario», dovrete intendere queste nomenclature come «i tuoi avversari» o «gli avversari». Stesso discorso per «il suo avversario», che per la regola del plurale diventerà i suoi avversari. Per fare qualche esempio pratico, l'effetto di schiaccia tutto farà perdere un'ambra ad ogni rivale di chi ha giocato il servitore di casa Brobnar. Sonda di profondità permetterà al forgiatore che la sta giocando di scegliere una casata
e far scartare ad ogni avversario ogni singola creatura della fazione scelta. Tentacus costringerà ogni rivale a pagarvi un'ambra ogni volta che utilizzerà un artefatto. E infine Pandemonio, che permetterà ad ogni giocatore di catturare ambre sui propri servitori a patto che non siano danneggiati. In questo caso la cattura seguirà l'ordine del turno a partire dal giocatore attivo. La seconda voce importante da tenere a mente è la concezione di gioco per quanto riguarda la cattura, il furto e il pagamento di ambre. Infatti, quando si parlerà di svolgere qualsiasi di queste operazioni, potrete rubare, catturare o far pagare ambre a qualsiasi avversario da qualsiasi riserva rivale fino a che il complessivo di ambre richieste per soddisfare l'effetto innescato o il suo massimo possibile non verrà soddisfatto. Per qualsiasi altra informazione più specifica e meccanica relativa, vi invito a leggere attentamente il regolamento, dove riuscirete a trovare tutte le risposte ai vostri quesiti. Terza voce di questa modalità è l'introduzione delle Fight Combos, che vedranno una creatura utilizzata per combattere, che avrà nel testo la parola chiave combattimento, e dopo che si saranno risolti i vari effetti dopo il combattimento e ogni volta che una creatura combatte, essere utilizzata nuovamente per la battaglia, anche se esaurita, rispettando comunque determinati vincoli. Potrete trovarli tutti dettagliatamente descritti nella sezione Fight Combos del regolamento generale. Quarta ed ultima delle quattro voci è il determinare i vari valori di gioco con quelli avversari. Ad esempio, se una carta dovesse avere una condizione di innesco che riporta la dicitura SE, bisognerà risolvere l'abilità della carta per ogni giocatore avversario in gioco. Per fare un esempio pratico, se utilizzerete la carta Fabbro, per ottenere le due ambre derivanti dal suo effetto, dovrete determinare di avere più creature in gioco di ogni vostro rivale. Se così dovesse essere, allora in quel caso e solo in quel caso potrete ricevere le due ambre. Per quanto riguarda invece la dicitura per ogni, prendendo ad esempio l'azione Sanctum Pochi Eletti, vi basterà fare la differenza tra le vostre creature e i servitori di ogni avversario, sommare i risultati e ricevere un numero di ambre pari all'addizione. Ci sono anche altri esempi riportati nel regolamento, come il caso di Mano Spettrale, che innescherà il suo effetto a ripetizione per ogni avversario che avrà almeno un'ambra nella sua riserva. Ora, parlando della conclusione del match, quando avrà termine un incontro? Come per una tradizionale partita a Keyforge, chi prima forgerà tre chiavi sarà dichiarato vincitore. Poi si procederà secondo un apposito modus operandi a determinare le restanti posizioni della classifica. Nel regolamento troverete anche delle meccaniche addizionali che coinvolgeranno la marea, che vedrà essere alta per il primo giocatore e bassa per i restanti due se ci dovessero essere un massimo di tre giocatori e alternata se ci dovessero essere un massimo di quattro forgiatori, vedendo il flusso delle acque alto per i giocatori 1 e 3 e bassa per i 2 e 4, e viceversa. Ci saranno poi anche delle varianti che potrete trovare a pagina 4 del regolamento che prenderanno il nome di Playing for Placement, Distant Archons e Archons Shift. Per quest'ultima sarà presente anche la versione light. Passiamo ora alla seconda modalità proposta, quella 2 contro 2, che vedrà forgiatori unire le forze per riuscire ad aprire le cripte.
La preparazione del gioco sarà anche qui quella riportata dal regolamento generale di Keyforge, con qualche differenza che vedremo più avanti esaminando i vari passi del turno di ogni giocatore. Sarà consigliabile avere ogni squadra seduta da una singola parte del tavolo, così da poter svolgere la sequenza del turno in modo ordinato e come da regolamento. Determinando con un lancio di dadi chi sarà il primo giocatore, infatti, la sequenza sarà A1-B1, A2-B2. Per quanto riguarda la regola del primo turno e il numero iniziale di carte in mano ad ogni forgiatore, esse saranno rispettivamente di 6 carte per il giocatore che inizierà per primo e 5 per tutti gli altri. Essendo una modalità dove il termine di squadra la fa da padrona, anche l'asset del terreno sarà completamente diverso. Si giocherà con sole 3 chiavi per team, si avrà una riserva di ambre condivisa, come condivisa sarà la linea di battaglia, le creature che su di essa verranno giocate, gli artefatti e gli archivi. Potranno anche essere mostrate in qualsiasi momento del gioco le proprie mani ai rispettivi compagni di squadra per condividere informazioni, mentre saranno personali i mazzi e la pila degli scarti. Quindi, dopo aver scoperto cosa può essere condiviso per il bene del proprio team e cosa no, vediamo come si svolgeranno i vari passi di un turno. Nel primo passo, forgiare una chiave, il costo attuale sarà raddoppiato, passando da 6 a 12 ambre per chiave. Le ambre verranno spese per la forgia dalla riserva della squadra, che sarà comune e non personale o dedicata al singolo giocatore. Nel secondo passo del turno, scegliere una casa. Il giocatore potrà scegliere una fazione del proprio mazzo o dal deck del proprio compagno di squadra. Un forgiatore non potrà selezionare la stessa casata che ha scelto il proprio compagno nel suo ultimo turno. Dopodiché, una volta fatta la propria preferenza, si potrà decidere di recuperare tutti gli archivi della squadra. Il terzo passo permetterà di utilizzare qualsiasi carta della casa scelta sul terreno, inclusi i servitori e gli artefatti del proprio compagno di squadra. Essendo un campo di battaglia condiviso, ogni servitore e/o artefatto dovrà essere disposto sul fianco salvo parole chiave come schieramento. Il quarto passo vedrà ripristinarsi tutti i servitori e gli artefatti in gioco. Infine, il quinto passo permetterà al giocatore attivo di pescare carte fino ad averne 5 in mano. Per la marea, semplicemente, quando sarà alta per un team, sarà bassa per l'altro. Ma se verrà alzata attraverso il pagamento dei vincoli, questi ultimi non saranno di squadra, ma unicamente a carico del giocatore che ha deciso di attivare l'abilità Omni della 38esima carta presente in ogni unico di ondata oscura. Sarà presente anche un glossario con i termini che potrete trovare in gioco riadattati alla modalità che abbiamo appena trattato a pagina 3 e altre 4 varianti chiamate Double Trouble, Double Team, One for All e Delegation a pagina 4. Che arricchiranno ancor di più la vostra esperienza di gioco. Guardando comunque bene i colori di questi due formati, sembrerebbe che il crogiolo sia stato contaminato da una piccola influenza di World of Warcraft, dove i colori delle due modalità rappresenterebbero rispettivamente l'Orda, con le sue caotiche dinamiche, e l'Alleanza, dove la collaborazione è alla base della prosperità e della sopravvivenza. E voi, le proverete con i vostri amici forgiatori? Fatemi sapere nei commenti se avrete voglia di sperimentarle e come sarà andata. Chissà se un giorno Crucible Clash e Archaon Alliance non diventeranno uno stile di gioco riconosciuto ufficialmente dalla FFG. Staremo a vedere.
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.